Triburo Sonera, amiche amici del Marietto, buon 2 di febbraio a tutti e a tutti e bentornate e bentornate qui sul mio canale del Marietto Milanista. Oggi nessuna novità di rilievo rispetto a delle notizie che si possono altalenare su ciò che verrà detto nelle sentenze della Corte federale, della Procura federale su Zlatan e su Lukaku. Piuttosto che sapere quale sarà la squadra che giocherà contro il Crotone domenica, però siamo ancora a martedì e oggi è giorno di riflessione nel dopo finale di calciomercato di questo gennaio così atipico e distopico allo stesso tempo, viste tutte le situazioni che stiamo vivendo anche nella nostra vita di tutti i giorni. E quindi oggi mi voglio soffermare un po' di più sulle pagelle che sono state date nel mercato da Enzo Palladini di Sport Mediaset, pagelle di mercato che vedono un Milan che lo mettono al primo posto, tanto che mette ha fatto il massimo, Inter addirittura senza voto, Juve con il cerino in mano. Promuovono Atalanta, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Parma e Verona, una Samp sottotono, un Sassuolo senza voto. Io andrei un po' più nello specifico, ma prima di iniziare voglio ringraziarvi perché ieri sera è stata una live bellissima, come sempre, con i miei quattro ospiti, Massimo Baldoni di calciomercato.com, piuttosto che Dario Rock del grande gruppo Facebook Mr. Kilpi Match Milan, piuttosto che Mario Forzan, il giornalista di Blasting News.it. E l'ospite guest star, diciamo anche della sera, visto che per il processo del lunedì è sicuramente una novità, Nerd il Rossonero, Nerd Rossonero, youtuber milanista, davvero simpaticissimo, che vi invito a seguire. Quindi grazie, grazie di cuore, così come grazie a tutti e tutte le nuove iscritte al canale. Continuiamo così, così come in Facebook e in Telegram, nei gruppi del Marietto Milanista, come gli altri due canali, Distopia TV e La Via del Buddha TV, tutti i link sono qui in basso in descrizione. Allora, come vi dicevo, analizziamo queste pagelle di mercato dove troviamo un Atalanta dove dà un voto 7 e mezzo. Io darei anche un mezzo voto in più perché sicuramente aveva una situazione molto ostica da risolvere, che era quella in casa del Papu Gomez, che alla fine si è accasato qui in Spagna dove sono io a Siviglia, però è riuscito anche a portarsi dei soldoni a casa perché è riuscito anche a venderlo. Se non sbaglio, quasi a una decina di milioni, 8 milioni se non sbaglio, se non erro. E quindi è riuscito da anche investire su due grandi prospetti per il futuro: uno che già quest'anno avevamo visto anche con il Genk in Europa e l'ha acquistato, questo Mele che davvero ha fatto bene in queste quattro gare fino adesso con l'Atalanta lì sulla corsia, davvero, davvero bravo. E poi anche è saltato fuori un altro investimento su Kovalenko che tanti non ne parlano, ma io vi consiglio di seguire, che era un ex giocatore dello Shakhtar Donetsk e anche lui nel giro della nazionale di Shevchenko dell'Ucraina. Davvero, davvero molto interessante. Tra l'altro ritrova un suo compagno di nazionale che è proprio Malinowski. Il Benevento mette 6. Anch'io darei questo chissà un 6 più. Tant'è vero che la squadra di Inzaghi ha incontrato quell'attaccante muscolare, il tanque Gaich, che ne avevamo parlato, se non vi ricordate male, per chi mi segue da un po' di tempo, la scorsa estate, che era un prospetto che addirittura il Milan e l'Inter avevano messo nel loro taccuino, e alla fine andò a giocare nel CSKA di Mosca, dove non ha fatto tantissimo, a dire il vero, e il Benevento ne ha approfittato, gli ha fatto adesso un contratto, un prestito con un diritto di riscatto, se non sbaglio il prestito addirittura di un anno e mezzo, con un diritto di riscatto a 11 milioni. Quindi sembra che vogliano anche investire su questo ragazzo. E tra l'altro l'altro acquisto è De Paoli che viene dall'Atalanta, sicuramente un buon rinforzo per le fasce. Comunque io penso un po' più del 6 il Benevento, non si è comportato bene. Il Bologna mette 6 e mezzo, su questo posso dire sì. L'innesto di Soumaré del Lille è sicuramente importante per la compagine felsinea, per quanto a mio avviso, visto contro di noi,
L'ho visto giocare a mille sciro, due cuori nella pallavolo, lì con il bagger di pallavolo. Però vabbè, magari un episodio. In ogni caso è questo l'acquisto più importante. L'altro è Faragò, che arriva dal Cagliari, che comunque è un jolly che sicuramente può andare bene per Mihajlovic. Il Cagliari mette 6,5, avendo inaugurato subito il mercato con il ritorno di Nainggolan. Ma poi, da quando è arrivato il Ninja, ha cominciato a perdere sempre il Cagliari. Adesso non è sicuramente lui la causa di tutte le disgrazie dei sardi, però Giulini non si è arreso, quindi ha prolungato il contratto addirittura di Francesco, l'allenatore, e ha arricchito un centrocampo che comunque già andava abbastanza bene con Marin, un giocatore molto tecnico che mi piace, con Dejola e Duncan, che nella Fiorentina ormai non aveva nessuno spazio. Tra l'altro ha centrato alla fine il colpo Rugani, proprio nell'ultima ora di mercato. Quindi sì, un 6,5, se no addirittura un po' di più anche al Cagliari, perché si è mosso bene. Crotone qua mette 6,5, quindi se metti 6,5 al Cagliari, il Crotone un po' di meno, perché alla fine l'unico acquisto che ha fatto è stato di Carmine. Per l'attacco sì, però è una squadra che, per quanto è messa più o meno bene, è una squadra che lotta per non retrocedere, quindi probabilmente ci voleva qualche innesto in più, a mio avviso, per dare un salto per la salvezza. La Fiorentina dà anche qui un 6,5, dice è stata c'è una stata una scommessa su Cocorin. Sappiamo questo attaccante, che viene anche da una tradizione, che tra l'altro si è fatto anche un anno di carcere in Russia per un'aggressione a un pubblico ufficiale, e adesso sembra che sia rinvenuto, e quindi una scommessa platonica anche su questo Cocorin. Tra l'altro arriva Malquit anche da quel Napoli che con Ancelotti tra l'altro giocava, e nell'ultimo anno con Gattuso invece ormai era messo proprio fuori quasi rosa, c'era cioè sempre in panchina. E un 6,5 che sì, dai, vediamo soprattutto l'impatto che avrà il russo in Italia. Il Genoa 6,5, sembrava che Scamacca se ne dovesse andare alla Juve, invece se l'è tenuto. Però è di ritorno in Italia Strootman, che noi ben conosciamo dai tempi della Roma. Quindi sicuramente è stato un acquisto molto intelligente per rimpolpare quel centrocampo che magari aveva bisogno più di un punto di riferimento. L'Inter senza voto, anche perché non ha fatto nessun acquisto in entrata e in uscita. La Juve mette 5, però io darei lo stesso voto dell'Inter, perché alla fine si sì, ha fatto una plusvalenza col Genoa, con Rovella, però si vedrà per il futuro. E Scamacca alla fine si è arenata, Khedira se n'è andato, quindi boh, vabbè. Qua mette 5, comunque per me anche era un senza voto. La Lazio mette 6, non c'erano, dice, grandi urgenze di mercato, però Musacchio ha numericamente coperto quella, diciamo, falla che c'era in difesa anche per gli Aquilotti. Quindi sicuramente un acquisto che per loro è andato bene, anche per noi che ce lo siamo sbolognato. C'era da risolvere il problema a Caicedo e non è stato risolto. Un problema, diciamo, che qua mette più politico che non tecnico. Il Milan dà un bell'otto, cioè proprio la regina del mercato. Abbiamo visto che gli acquisti di Tomori, Meite e Mandzukic, ce ne abbiamo parlato in lungo e largo in tutte queste settimane, probabilmente hanno rinforzato la rosa e un po' rimpolpato, per quanto abbiamo perso anche diversi elementi. Abbiamo perso Musacchio, abbiamo perso Duarte, lo stesso Colombo è andato a farsi le ossa a Cremona con la Cremonese. Quindi diciamo che è una squadra che si è equilibrata con dei giocatori che sicuramente Mandzukic porta esperienza, Tomori pure, e Meite conosce perlomeno il calcio italiano, e sicuramente come quarto centrocampista è una buona opzione, visto che con Krunic sappiamo che abbiamo avuto dei problemi sin dall'inizio. Il Napoli mette un 6,5, però ci sono anche dei ma e perché negativi, soprattutto legati alla vicenda Milik, che alla fine si è accasato a Marsiglia, ma sono stati mesi molto duri dove il giocatore era fuori rosa. Lo stesso dicasi per Llorente, che si è accasato all'Udinese, e Malquit alla Fiorentina. Quindi diciamo che c'è stato un mercato più in uscita, che si è tolto dei pesi di dosso, e si è messo già in ogni caso le mani su Zaccagni per la prossima stagione. Quindi io immagino che questo 6,5 è dovuto più aver saputo gestire certe situazioni e togliersele di mezzo.
che erano un po' pesanti in casa partenopea. Il Parma 6 e mezzo, praticamente rilanciare Andrea Conti è un progetto che è sicuramente interessante per noi, è un dispiacere, io l'ho detto in più video, mi spiace per Andrea Conti, però penso che è molto meglio che se ne sia andato al Parma, almeno mette un po' di minuti anche nelle gambe, probabilmente quello che lui ha bisogno. E speriamo che un giorno possa tornare a quei livelli di cui noi tutti conoscevamo nel pre-Milan. Poi c'è queste scommesse davanti, il reparto adesso c'ha 9 attaccanti, cioè non sono riusciti a togliersene, adesso con 9 attaccanti è un caos. Si è preso Zirkzee, il giocatore che praticamente viene dal Bayern Monaco in prestito per i prossimi 6 mesi, in prospettiva, piuttosto che Pelé che ritorna in patria dopo anni in Cina, Bani un difensore che può aggiungere qualcosa al reparto, però addirittura Mann, il ragazzo che era stato eletto il miglior calciatore rumeno l'anno del 2019, mi sembra, dallo Steaua Bucarest, sicuramente un giocatore interessante. La Roma 6-6, per quanto c'è questa situazione che è rimasta in sospeso tra lo scambio Dzeko-Sanchez, alla fine è tornato El Shaarawy, il faraone. Vediamo se si riabituerà dopo tutto questo tempo, lo so, più di un anno in Cina, tornare nel campionato italiano. Sicuramente è interessante anche l'arrivo di Reynolds. Io avrei dato anche un mezzo punto in più alla Roma. Sampdoria mette 5 e mezzo. Ha avuto l'opportunità di portare in Serie A un'altra volta dopo l'esperienza col Brescia l'anno scorso di Torregrossa e alla fine. Niente più, niente più. Questo è stato un po' il mercato. C'è stata quella situazione di Quagliarella che è rimasta in sospeso. Una squadra che comunque lotterà per una mezza classifica, io penso, non di più. Comunque 5,5 ci può stare. Sassuolo mette senza voto, dice ha resistito molto alle offerte per Scamacca. Ricordiamoci che il cartellino è suo per quanto giochi adesso al Genoa in prestito, sia da parte della Juve che di altri club di medio livello. Alla fine è stato un no che ha fatto sì che almeno Scamacca torni poi, qua dice, alla maglia nero-verde del Sassuolo. Lo Spezia 6, lo Spezia 6 dice ha utilizzato una valanga di giocatori e forse il loro obiettivo era proprio sfoltire la rosa, in parte centrato su Saponara. C'è un grande interrogativo, visto che da anni che è sballottato da una squadra all'altra. Per qualche motivo sarà, immagino. I ritorni ai tempi di Empoli li vedo molto remoti. Il 6 del Torino invece giustifica il fatto dell'arrivo di Sanabria in attacco. È rimasto anche Zaza, che sembra comunque rinvigorito dalla nuova cura di Nicola. E Mandragora in mezzo al campo, un giocatore che sicuramente può dare molto peso, come quello che aveva nell'Udinese l'altro anno. Per quanto, secondo me, anche come dice Sport Mediaset, il Torino avrebbe avuto bisogno di qualcosa in più. Veramente quest'anno sta rischiando molto il Toro, una squadra che è in bilico e mi spiace per loro, davvero. Sapete che io ho simpatia per il Torino. Quest'anno rischia veramente forte, perché quelle di sotto non saranno da meno. Sarà guerra, veramente battaglia fino alla fine. Udinese 6, dentro Llorente, centimetri d'esperienza. Fuori Lasagna al Verona. Un mercato stile Udinese, senza squilli, senza troppi sacrifici, sempre con un occhio ai risultati, sicuramente la panchina di Gotti che è periodicamente in discussione. Quindi più con 6 io direi che è stato un, diciamo, sliding doors tra Lasagna e Llorente. Quindi vedremo, anche se Llorente si adatterà a questa nuova situazione in una provincia più piccola, dopo aver comunque calpestato palcoscenici di squadre come anche è stata nella Juve, piuttosto che nel Napoli o nel Chelsea. Quindi vediamo se si adatterà a questa nuova realtà. E per concludere, il Verona 6 e mezzo, un buon voto perché ha resistito alla vendita di Zaccagni in questa sessione di mercato, per quanto sappiamo che il Napoli abbia già le mani per giugno. E alla fine Lasagna può essere sicuramente un innesto di grande utilità per gli scaligeri, molto utile, così come possono essere utili anche le doti tecniche e l'esperienza di Sturaro in mezzo al campo. Io penso che sia anche abbastanza giusto questo voto
E non so voi, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti qui in basso, cosa ne pensate di questo mercato, cosa vi è sembrato, anche perché è stato un mercato, ricordiamoci, fuori dal normale. Sappiamo tutto quello che stiamo vivendo nel giorno per giorno e si sapeva che non si potevano fare degli scoppiettì e fuochi d'artificio come altri anni. Nonostante tutto, ci sono state delle operazioni di mercato, a mio avviso, molto interessanti e tra tutte, io ripeto, sicuramente il ritorno di Mandzukic in Italia grazie al Milan è stato qualcosa di davvero, davvero impressionante, davvero importante. E poi io vi dico la verità, sono molto curioso di vedere questo Gaich davanti nel Benevento con la cura Inzaghi. È un tanque, è potente, non ha fatto questa mezza parte in Russia positiva di campionato, però vediamo. Vediamo, non lo so, è quello che più mi stuzzica un po' l'idea tra tutti i vari acquisti di questo calciomercato. Io niente, niente. Io niente, ragazzi, io vi saluto. Con questo penso di aver concluso. È stata una puntata un po' diversa rispetto al solito, dove non si parla di Milan. Ho voluto un po' cambiare, anche perché comunque una settimana lunga, stasera ci sarà la partita di Coppa Italia, Inter-Juventus, domani ci sarà Napoli-Atalanta. Speriamo che tra questi match si scornino tra di loro, quindi anche a nostro beneficio che qualcuno ci lasci le penne, a buon intenditore poche parole. E niente, dal vostro Marietto Milanista, sempre con il mio cuore rosso-nero, Forza Milan, ovunque e comunque. Vi ricordo che qui giù in basso, nell'attesa che mi si sblocchi la monetizzazione dopo tempo, ci sono tutti i canali per lasciare donazioni, se volete, a questo canale e al mio lavoro quotidiano, tanto in questo che negli altri miei due canali. E vi saluto. Vi auguro una buona serata, ricordandovi sempre, Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao!